Lo abbiamo scritto nel programma, il sito d'elezione è l'area del Mazzini, ospedale di secondo livello, nuovo ospedale nell'area di Villa Mosca del Mazzini. No allo spostamento, lo abbiamo ribadito con grande forza nel corso di questi anni, nei quali abbiamo inserito il Mazzini, che dalla destra era stato eliminato tra le aree possibili. Quindi chiediamo immediatamente che la Regione Abruzzo revochi la delibera con cui ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione dell'ospedale a Piano d'Accio, si faccia uno studio di fattibilità sull'area del Mazzini e sulla base della comparazione, ovviamente con la scelta di collocare il nuovo ospedale nell'area del Mazzini, ovviamente il Consiglio Comunale, la collettività teramana deciderà sotto l'aspetto urbanistico e sanitario. No, Piano d'Accio quindi. Ma lo abbiamo scritto nel programma di governo, firmato, quindi lo potete leggere. Per i fondi? E i fondi è il grande tema perché la Regione Abruzzo ha stanziato solo 122 milioni di euro a fronte di uno studio di 265 milioni di euro, una presa in giro del territorio teramano. Non si può dire soldi li troveremo, costringendo ad un dibattito che di fatto è stato un dibattito sul nulla. Quindi garantiscano immediatamente tutte le risorse da mettere a disposizione con fondi pubblici che consentano appunto a questo territorio, a questa sanità, alla sanità della nostra provincia di poter crescere come merita. Sicuramente il tema del nuovo ospedale è il tema più importante di questa campagna elettorale, è un tema che mi vede da sempre convinta per la costruzione del nuovo ospedale, opportunità che non possiamo assolutamente perdere nel sito di Villa Mosca, per continuare a dedicare quella zona alla vocazione sanitaria che già possiede. Per quanto riguarda i fondi, c'è una parte già a disposizione, l'altra ha detto la Regione che ci sarà acceso un mutuo. La Regione Abruzzo ha dichiarato di avere 122 milioni in cassa, ma ne occorrono, sempre secondo la Regione, 260 milioni che verranno appunto recepiti attraverso un mutuo, ma verranno, sarà possibile, su questo ci deve rispondere la Regione Abruzzo. Lei ha parlato anche del referendum che il candidato sindaco D'Alberto, il sindaco uscente, non ha considerato. Sì, i miei tre consiglieri comunali, Osvaldo Di Dodoro, Giovanni Ruzzi e Ivan Verzilli, hanno proposto una mozione per far espletare il referendum popolare ufficiale da parte del Comune, ma è stato rigettato dalla maggioranza. Oggi è stato un confronto surreale, perché parlare con chi per 5 anni non ha fatto nulla su questo tema, ha fatto confusione, ha delegato altri a decidere su scelte urbanistiche che sono proprie dell'amministrazione, del Consiglio Comunale e del Sindaco, francamente è una presa in giro per i cittadini. Io ho una posizione chiarissima su questa, insieme alla mia coalizione, su questo aspetto. L'ospedale è un argomento che va discusso con i cittadini nelle sedi opportune, con i progetti concreti opportuni, sostenibili, con le comparazioni giuste, e dopodiché decidere insieme nel Consiglio Comunale e il Sindaco in particolare la scelta che è stata condivisa. Dopodiché vedremo le risorse, vedremo la sostenibilità di questi progetti e decideremo. Quindi azzeriamo tutto ciò che è stato fatto fino adesso, perché è stata fatta confusione ed è stato delegato l'AS da parte del Consiglio con un sindaco che non ha, è stata delegata l'AS a decidere dove, con un sindaco che non ha preso mai posizione. Oggi, dopo 5 anni, ci viene a dire che l'ospedale si farà al Mazzini perché si vota tra 15 giorni, continuando a ingannare i cittadini su cose, non tanto su cosa magari si farà, ma sul metodo che non c'è. In questa città non abbiamo un metodo di amministrazione moderno, manageriale e professionale.